Buongiorno, stiamo preparando il pesto di rucola. Mia mamma oggi al supermercato ha sentito due signori che parlavano, vero mamma? E diceva di fare tagliatelle al pesto di rucola e salmone. Quindi ce lo stiamo inventando. Questo pesto, cosa abbiamo messo mamma? La rucola. Adesso mettiamo anche un po' di insalata, perché solo rucola è un po' piccantino. Ragazzi, le quantità sono ad occhio. Comunque ho messo la rucola, quasi tutta la vaschetta, comunque siamo 4 persone, di formaggio quark per fare tipo la crema, ma va bene anche la Philadelphia Light, ovviamente sempre ricette fit e Carlita style, lo sapete. Questo è il quark magro che compriamo a Lidl. La rucola, ve l'ho detto. Avevo messo i pinoli e che altro ho messo mamma? Un po' di sale, un po' di pepe. E adesso metterò anche un po' di insalata, la lattuga, perché sennò la rucola è un po' piccantina. Come spezie ho messo sale, pepe, un po' di aglio, poco. I pinoli ve l'ho detto, c'è anche chi mette il parmigiano, ma a me col salmone non mi piace. Qua sta bollendo l'acqua, andremo a buttare le tagliatelle, ma vanno bene anche le pennette o le linguine. Ecco ragazze, vado a mettere qualche foglia di insalata, così il pesto viene un po' più dolce, se no la rucola è troppo piccante. Ecco, adesso frullo. Ecco qua. Ecco qua, il pesto è pronto, adesso vado a buttare la pasta, poiché è domenica, mangeremo tagliatelle bianche, anche perché non le abbiamo trovate integrali, è vero mamma? Quindi stavano di casa, ma erano taglioline, non mi piaceva. Vabbè, non moriamo, dai, per una volta. Mamma, ma butto tutto il pacco? No. E quanti? Devi buttare 4 di pacchetti. No, non le ho contate, li sto buttando così a caso. Vabbè, ma più o meno quanti devi buttare? Considera che abbiamo molta fame. Mamma, io continuo se non mi fermi. Fammi riguardare, fammi andare a pensare. Mia mamma sta cucinando qua un bel dolce, che cos'è? La pastiera fit-tilti, quindi questa qua, dopo ve la faccio vedere quanto è cotta. Comunque se volete il video, trovate già il video online, sempre su questo nostro secondo canale, della pastiera fit-tilti, vero mamma? Pure questa? Brava mamma, certo, già l'abbiamo fatto con Pachito. Schioccing mamma, c'è tutto! No, come lo faccio io? C'è tutto mamma! Vieni schiava! Schiava mamma, schiava. Mi fa sentire. Si è incazzata. Ya mamma, vieni a te il salmone. No, vabbè, mia mamma non è andata dall'estetista, allora tiene le mani un po' rovidate, vabbè, non ti riprendo. Tagliatelle, pesto di rucola e salmone. Sì. Ecco, è venuto Pachito per giocare. Togliti, scemo. Devi sederti e mangiare. Oggi è la festa del papà. Perciò non devi cucinare tu. Dobbiamo cucinare noi. Ecco qua. Giro un po' e poi dopo ci verso tutto il pesto. Vedete, il pesto lo faccio un po' liquidino. Non viene secco. Tocco di sapore, un goccino di salsa di soia. Decorare sopra, per guarnire il piatto ci metterò un po' di questa farina di pistacchio, giusto un velo, ma se no non mettete nulla, e un po' di semi di papavero, buonissimi. Sempre per decorare, un po' di rucoletta che ho lasciato da parte, un po' di salmone che ho lasciato da parte e un po' di questo limone bio grattugiato sopra, buonissimo. Per l'impiattamento ci serve Pachito, dai, mamma mia, tengo troppa fame, fai presto per favore. Presto, per favore, ma presto! Io me. Ragazzi, cioè io non voglio parlare, dovete parlare voi per questo piatto, è troppo splendido. Guarda tutta la decorazione che ho fatto! Pachito, parla, esprimiti. Splendido. Dici ma la verità, ancora... Sapore. Cattivo, non ti fidi? Il sapore. Ma l'odore è il profumo è bello, eh? Perché non so come mettere questa cosa, si sta è troppo bello in tutti i modi, è bello, guardate, guardate come posso assaggiare per dire se vai assaggiate tutti, prendetene e mangiatene tutti. Questo è il piatto di Nancy. Vado, che bello, è bellissimo anche questo. Questa mamma è scomposto tutto il piatto. Buono. Va bene, buon appetito. Com'è? Buono buonissimo. Top è troppo top. Vabbè,
li mangio. Sono buoni? Buone, quando prendi questo pezzetto di salmone. Tanti auguri a tutti, papà. Auguri, Pachito. Grazie. Grande papà. Ma io sono un grande chef, una grande figlia, è vero? Sì. Vabbè, buon appetito. Eccolo qua, un bel cartoccio. Ma cosa c'è in questo cartoccio? Vogliamo aprire per secondo? Sembra pesce. Sembra, speriamo pesce che c'è. Eccolo, questo qua è il pesce che faccio fare io a mia madre. Viene super morbido e guardate, c'è anche un po' di sughettino, se vedete. Viene troppo buono e non si secca. Praticamente si mette la spigola, il branzino nella carta argentata. E dentro cosa ci metti, ma? Un po' di prezzemolo, l'aglio. Nella pancia, prezzemolo. Facciamolo vedere. Ci sta niente. No, come? Ah, ci sta. Ma... prezzemolo. Allora, dentro c'è qualcosa? Prezzemolo, aglio. Comunque le carni del pesce si mantengono soffici e succose, perché a me non mi piace secco. Ah, il limone, quindi... guarda. Ah, c'è anche il limone dentro. Pachito sta vedendo cosa c'è dentro. Prezzemolo. Le carni sono... aprilo, facciamo vedere com'è succoso. È succosissimo, c'è anche il sughetto. Poi vicino ovviamente mangeremo l'insalata e poi mangeremo anche i friarielli napoletani. Ecco, mamma mia. Ecco il pesce che ho scartato. Guardate, si vede, cioè è cotto senza olio, non c'è olio, ma viene succosissimo e buono, morbido. Provatelo, viene veramente buono così, carrita style fit. Guarda, light. Non è si è già fatto un'operazione, è scoppiata una bomba. Comunque è troppo buono, è un'insalata. Yummy! Siamo pronti per il dolce, a farci salire la glicemia con questo zeppolone. Questo è con crema chantilly. Posso? E frutti di bosco. Aspetta! Queste sono le famose zeppole di San Giuseppe. Di San Giuseppe. Che si mangiano alla festa con del la papà. Crema. E poi c'è anche una sfogliatella napoletana. Top, top, madonna, che buone! Yummy! Madò, che meraviglia, che meraviglia! Tanti auguri! Lasciate un bel like, Pachito, come devo lasciare un bel pollice in su per Pachito con la zeppola di San Giuseppe. Masterchef. Buon appetito!